appuntamento con il dottor Starbene. In questa puntata parleremo di sport, di tutti i traumi che coinvolgono gli sportivi, e lo facciamo da un lato con la scienza e dall'altro invece con uno sportivo. Perciò vi presento subito gli ospiti. Abbiamo Silvia Costantini, giocatrice professionista di pallavolo, benvenuta. Grazie. E accanto a lui, accanto a lei abbiamo invece Luca Lucianetti, fisioterapista, che in questo caso specifico parlerà proprio della riabilitazione degli incidenti e di tutti i dettagli che ovviamente coinvolgono lo sportivo. In questo caso ovviamente ci occupiamo di Silvia, parlando insomma di tutte quelle che sono le conseguenze. Questo, e benvenuto ovviamente anche al nostro Luca. Grazie. Iniziamo con una scheda introduttiva. Perché? Perché gli sportivi sono assolutamente soggetti a tantissimi traumi, a tantissimi incidenti. Qualcuno ha bisogno di riabilitazione, qualcuno davvero di interventi chirurgici. Ne sono stati individuati 9 che sono da un lato i più comuni e dall'altro insomma caratterizzano ogni diverso sport. E allora vediamo tutto in questa scheda introduttiva. Vediamo. Siamo a rischio di infortuni legati allo sport ogni volta che entriamo su un campo da golf, da baseball, da calcio o altro. Questo però non impedisce alla maggior parte di noi di compiere tutte le azioni estreme previste dal nostro sport preferito, che spesso includono sforzi ripetitivi di muscoli e articolazioni che possono portare a stiramenti o strappi. L'infortunio è un evento considerato normale da molti sportivi, tanto che i sedentari di mezza età possono spesso additare gli sportivi come soggetti che rovinano la propria salute con la pratica sportiva, piuttosto che migliorarla come dovrebbe essere. Molti infortuni guariscono completamente senza lasciare strascichi, ma non tutti. Altrettanti lasciano cicatrici più o meno gravi che alla lunga possono portare a un danno permanente, a un problema cronico, quindi uno scadimento della qualità di vita si può avere anche a lungo termine. Se gli infortuni diventano frequenti oppure se sono particolarmente gravi, lo scadimento può diventare enorme. Quindi è evidente che nella stragrande maggioranza dei casi l'infortunio è una cosa negativa, poiché abbassa la qualità della nostra vita. Sono stati identificati in 9 i principali infortuni a cui sono sottoposti gli sportivi. La fascite plantare si presenta quando la fascia plantare, cioè il tessuto connettivo al di sotto del piede e dietro al tallone, si infiamma dolorosamente. Si tratta di dolori lancinanti che colpiscono la pianta del piede alla prima corsa o facendo le scale dopo un periodo di inattività. Lo strappo della cuffia dei rotatori colpisce i tendini di uno o più muscoli della cuffia dei rotatori. Si tratta di 4 muscoli che possono causare danni, dolori forti, insensibilità, formicolio e dolori lancinanti nella zona della spalla, soprattutto quando il braccio è sollevato al di sopra della testa. Il ginocchio del corridore si presenta dopo uno strappo, dopo danni a lungo termine e deteriorazione del tendine subito al di sotto della rotula. È il problema al ginocchio più comune che colpisce chi corre, i ciclisti, i giocatori di tennis, di calcio, di football, di pallacanestro e di pallavolo. La concussione è il risultato di un serio trauma alla testa, così grave che il cervello si sposta all'interno della scatola cranica, perdendo neuroni e simulando gli effetti di un attacco epilettico. Una concussione si presenta soprattutto dopo un colpo alla testa subito durante la pratica di sport di contatto, ad esempio il football americano o l'hockey, e causa disorientamento, stordimento, perdite di memoria e nausea. Gli infortuni ai muscoli ischio crurali sono infortuni che colpiscono solitamente chi corre o esegue movimenti ad alto impatto che vengono assorbiti da detti muscoli, che corrono allungati lungo il retro della gamba. Essendo muscoli normalmente rigidi e tesi, gli ischiocrurali sono soggetti a strappi, stiramenti, contratture e gravi rotture. Il tendine di Achille si presenta quando il tendine sul retro della caviglia soffre per sforzi ripetitivi. Si tratta di un altro infortunio comune a chi corre salta durante la pratica sportiva e lascia il tendine così dolorosamente infiammato che poter correre, sentirsi e sostenersi sulla gamba colpita è quasi impossibile.
Lo stiramento inguinale si ha quando i muscoli adduttori a forma di ventaglio vengono tirati troppo, lasciando la zona gonfia e livida. Dato che i muscoli adduttori mantengono le gambe ravvicinate, si corre il rischio di incorrere in uno stiramento inguinale praticando gli sport in cui si corre e ci si ferma ripartendo velocemente in direzione opposta, come la pallacanestro, il calcio, l'hockey e il tennis. Gli infortuni del legamento crociato anteriore sono un altro tipo di infortuni conseguenti alla pratica di sport in cui si corre fermandosi e ripartendo improvvisamente e in cui si cambia velocemente direzione. Il legamento crociato anteriore è uno dei 4 legamenti che si trovano all'interno del ginocchio e uno strappo completo o parziale può verificarsi quando i piedi non sono in una posizione adeguata ad assorbire lo shock di un atterraggio. E infine il gomito del tennista. Sono infortuni particolarmente comuni negli sport in cui si usa molto questa parte del corpo, ad esempio il golf o il tennis. Si verificano quando la graduale degenerazione del tendine del gomito è dovuta a movimenti comuni come i ripetuti swing del golf o i rovesci del tennis. Finisce per causare l'infiammazione dolorosa di uno dei lati del gomito. Erano i 9 traumi più comuni e più frequenti. Io inizierei spiegando. Intanto Silvia Costantini ha un ruolo abbastanza importante perché lei è una giocatrice professionista di pallavolo. Intanto raccontiamo dove giochi e soprattutto raccontiamo per quale ragione hai una gamba ingessata. Sì, allora io gioco alla Annunziana Pescara in B1 e durante l'allenamento lunedì, scendendo da muro, ho appoggiato il piede male col peso sull'esterno e ci sono caduta sopra con tutto il peso e quindi mi sono fatta male alla caviglia. Attualmente qual è la diagnosi? Cosa ha la caviglia? No, attualmente ancora non si sa precisamente perché, cioè la diagnosi è distorsione di terzo grado, però precisamente ancora non si sa perché la risonanza la devo fare quando si sgonfierà la caviglia. Quindi... Ed è un incidente comune? Abbastanza, sì. Quindi nella tua carriera è successo già altre volte? Sì, me altre volte già. Anche le ginocchia sono infortuni comuni nella pallavolo, per esempio, spalle. Spalle, quelle che sono state nominate. Allora, a Luca Lucianetti chiediamo, per quanto riguarda Silvia, perché questo ovviamente ogni sport mette sotto stress, sotto sforzo delle parti particolari, nel senso che la pallavolo intanto, quali sono tutti i punti che interessa, ovvero quali sono tutti i traumi di qualcuno che gioca a pallavolo? Allora, parte di questi traumi erano nella tua bella scheda riassuntiva, nel senso l'infortunio che riguarda la cuffia dei rotatori, quindi la spalla, in particolar modo il tendine del sovraspinato, è un infortunio tipico del pallavolista, la rottura di quel tendine o l'infiammazione di quel tendine. Probabilmente l'infortunio più classico del giocatore di pallavolo è proprio la distorsione di caviglia. Silvia ha parlato di distorsione di terzo grado. La distorsione di terzo grado è la distorsione più grave, cioè è quella che implica la probabile, ancora in questo caso perché è stata ingessata, ancora facciamo degli esami specifici, la probabile rottura di uno o più legamenti dell'articolazione tibio-peroneo-stracalica, cioè della caviglia. L'altro infortunio tipico, cioè un altro infortunio grave che si presenta nei pallavolisti, è la rottura del crociato anteriore, che avevi nella tua scheda, sempre per elementi strettamente legati a quello che è il gesto atletico del pallavolista stesso. Ovviamente questo riguarda tutti i giocatori tranne il libero, che ha un ruolo particolare. Silvia, esattamente in questo bunker, con questa posizione, e anche a Luca, qual è il possibile incidente? Perché qua davvero la posizione è una gamba è distesa, l'altra è in ginocchio... Quindi poi c'è in più il trauma di entrare in contatto con la palla, che ovviamente a livello professionistico arriva anche a una certa velocità, quindi che può succedere? Allora, sicuramente in questa posizione il trauma che può interessare è il ginocchio sinistro. Quello disteso? Perché, quello disteso, perché quella posizione, se la giocatrice dovesse sbilanciarsi o dovesse caricare male il peso sulla gamba sinistra, la struttura più a rischio diretto è il legamento collaterale mediale, che è uno dei 4 legamenti del ginocchio e che è quello che praticamente sta nella parte interna, nella faccia del ginocchio che guarda a terra. Questo è l'unico in questa posizione, oppure uno stiramento muscolare, ma voglio dire, la struttura muscolare degli atleti è talmente ben allenata che è difficile che occorra, anche con un gesto atletico così importante, con un'escursione articolare così importante, insomma.
Durante, ovviamente, abbiamo detto in allenamento che cosa può essere andato storto? Uno scende da un muro, abbiamo detto in particolare, perciò sbilanciata. Sbilanciata, sì, esatto. Che ovviamente lì c'è il contrasto alla palla, quindi c'è la schiacciata, il muro la blocca e si può perdere l'equilibrio. Esatto, ho proprio perso l'equilibrio in aria, cioè sono scesa storta invece che scendere dritta e quindi ho poggiato male il piede e da lì poi ovviamente con tutto il peso del corpo scendendo dal salto e non sono riuscita a fermarmi in tempo, insomma. Luca mi ha spiegato prima che Silvia ha un fisico che davvero l'aiuta tantissimo nel suo caso. Lei si è fatta male, però in realtà ha una struttura che l'avvantaggia rispetto a tante altre giocatrici di pallavolo, perché? Assolutamente sì, perché ha una muscolarità molto 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 importante, con un leggero squilibrio della muscolatura della coscia rispetto a quella della gamba, il che la predispone a sviluppare distorsioni di caviglia unite al fatto che ha un appoggio sui piedi non perfetto, nel senso che utilizza molto di più la parte esterna rispetto alla parte interna, con un deficit della muscolatura dei peronieri rispetto al resto, che invece è molto ben sviluppato. Cioè Silvia, adesso non voglio dire che sennò partiamo con gli scongiuri, non ha mai avuto ad esempio un infortunio di ginocchio perché ha una muscolatura quadricipitale molto 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 importante, una muscolatura della coscia molto importante. In qualche modo può essere limitato il dolore grazie al quadricipite? Sì, allora cioè l'incidenza degli infortuni intendi? Sì, assolutamente sì. Adesso con questo non voglio dire che chi ha una muscolatura molto importante come lei evita gli infortuni del ginocchio, non è questo, è che fa parte della prevenzione degli stessi. Cioè, è ovvio che potenziando, specialmente in special modo il vasto mediale, che è il muscolo interno del quadricipite. Che cosa voglio dire? Che ci sono dei fattori di rischio che sono intrinseci allo sport. Cioè, chi pratica pallavolo sa che la distorsione di caviglia, ad esempio, è uno degli infortuni nei quali può incorrere. Pochissimi pallavolisti non hanno mai avuto una distorsione di caviglia, benché di primo grado, quindi le più semplici, le più facilmente risolvibili. Però diciamo, una buona prevenzione e un allenamento specifico, sia per quanto riguarda la propriocezione, sia per quanto riguarda la cura della struttura muscolare, possono aiutare nella prevenzione degli infortuni. Io ho trovato ovviamente quello che diciamo sempre, si cercano informazioni, io le leggo in trasmissione, ovviamente voi esperti dite sì, no e perché? Sì. Perché ovviamente in rete gira qualsiasi cosa, perciò insomma in qualche modo è anche per spiegare chi va in rete che non trova sempre la verità assoluta. Insomma, per quanto riguarda i traumi da sport, vengono riconosciuti a livello di trattamento tre tipologie: contusione, distorsione e stiramento. Vengono distinti in questo caso, dice, le fratture, contusione agli stiramenti muscolari e fratture, traumi al capo. E poi dice, la risposta corporea a queste ferite, queste tre in particolare, sono che nel periodo di 5 giorni immediatamente seguente all'evento, quindi tu oggi sei a 7, giusto? Sì. Perché lunedì sì. scorso, l'evento traumatico sia l'infiammazione. E ci vogliono almeno 5 giorni per poter vedere se ci sono versamenti o altro, e poi da lì si procede, ovvero mandiamo tutto indietro. Lunedì lei scende dal muro, sì. ha questa distorsione, da lì come si procede per diagnosticare la realtà di quello che è il trauma che ha Silvia? Allora, parto dalla prima domanda. Mi hai chiesto della distinzione che hai trovato su internet degli infortuni. Allora, sono tre tipologie completamente diverse. La contusione è da trauma diretto, cioè ricevi un colpo, hai una contusione. La distorsione è un trauma che interessa le superfici articolari, quindi ad esempio il ginocchio, il polso, la caviglia. Lo stiramento è un grado di lesione muscolare, cioè esistono vari gradi di lesioni muscolari, generalmente con stiramento si intende una lesione muscolare di secondo grado, cioè con un impegno di rottura di un piccolo contingente di fibre. Per farti capire, lo strappo, ad esempio, invece è lo stesso infortunio, cioè sempre una perdita di fibre muscolari, una rottura di fibre muscolari, però molto molto più importante. Parlando dell'infortunio di Silvia, come si procede? Allora, generalmente, proprio storicamente, appena accade l'incidente, si applica un protocollo, detto protocollo RICE. Abbiamo anche la scheda. Sì. Se chiediamo alla regia se ci dà una mano, perché ovviamente ci sono delle linee guida, si chiamano così, che in qualche modo dicono allora il primo passo è questo, e questo è il primo riquadro, da qui che cosa si capisce? Sì, allora se vedi il centrale dove è scritto infortunio, in basso a destra dove è scritto protocollo a caldo. Protocollo a caldo è il protocollo RICE, cioè Rest, Ice, Compression and Elevation. Perché? Eccolo qui.
Traduciamo tutto. Sì, allora, rest significa riposo. Ice, l'applicazione del ghiaccio. Compression, la compressione della parte interessata. E elevation, l'elevazione. Perché? La compressione sempre? Allora, spiego. Questo riguarda specialmente i traumi distorsivi e le lesioni muscolari. Perché? Ad esempio, trauma distorsivo di Silvia, della caviglia. Cosa succede? Immediatamente c'è l'infiammazione della parte interessata e bisogna limitare tutto quello che è il gonfiore che deriva, quindi l'edema e lo stravaso di liquidi che deriva dalla distorsione stessa. Allora, come si fa? Ovviamente si tiene a riposo. Il ghiaccio contrasta l'infiammazione, quindi il ghiaccio è fondamentale. E l'elevazione permette un più facile drenaggio da parte proprio dei capillari, dei liquidi che escono dalla caviglia e danno quell'aspetto di tumefazione, e la compressione serve allo stesso modo, sempre per tenere l'articolazione contenuta rispetto a quello che può essere il gonfiore che si sviluppa. Questo si fa per facilitare quella che poi è la seconda parte della riabilitazione in generale, nel senso che prima riesce a limitare quella che è la manifestazione infiammatoria, quindi la manifestazione congestizia dell'articolazione, prima puoi passare alla seconda fase riabilitativa. La fase RISE generalmente dura sì 3 o 4 giorni prima di passare alla riabilitazione. Questo è il punto di vista ovviamente del fisioterapista, del medico che agisce su chi si è fatto male. Domanda, per un professionista, ovviamente per te il dolore più grande è non poter giocare, andando proprio, ovviamente, stare ferma per, insomma, quale attività metti in campo per cercare di tutelarti? Mentre giochi c'è qualcosa al quale stai attenta? Ci sono insomma delle cose che ti ripeti per cercare di evitare? Perché per te la cosa più dolorosa ovviamente è quella di stare in panchina. Allora, per la distorsione di caviglia io purtroppo ne ho avute tante, quindi è una cosa che non è che si può fare qualcosa in particolare, perché succede quando magari scendi da un salto, scendi dal muro, quindi non ti rendi conto della posizione magari dei piedi, del tuo fisico, e quindi non riesci tanto a evitarla. Una cosa che si può fare è evitare magari di saltare in attacco su palloni molto a filo, perché c'è il rischio di cadere sul piede dell'avversario, magari di quello che salta vicino a te. E poi bisognerebbe fare la propriocettiva, cioè allenare praticamente la caviglia a reagire nel miglior modo possibile a questi traumi. E con la tavoletta propriocettiva, che è una tavoletta instabile. Instabile, e bisogna salirci sopra e cercare di tenersi in equilibrio. E questo cosa insegna la caviglia? L'equilibrio oppure la muscolatura viene potenziata? La muscolatura viene potenziata. Sempre per il discorso che più c'è la muscolatura più viene protetto quello che c'è. Allora, sì, c'è anche un discorso di potenziamento della muscolatura che si può fare anche in altra maniera. Ma lei parlava di propriocezione. Cos'è la propriocezione? Cioè la percezione di se stessi. E nel suo caso, a livello proprio dell'articolazione della caviglia, cioè è una stimolazione indiretta che insegna a controllare il movimento delle caviglie. Ecco a cosa serve. Lei ha parlato di una tavoletta, lei parlava della tavoletta che noi chiamiamo a cappello di prete, cioè basculante, che serve ad allenare la propriocezione di caviglia. Esistono tanti tipi di lavoro propriocettivo. Dove spostare il peso più o meno? Esattamente, sì. Cioè come reagire a una stimolazione esterna. Cioè la tavoletta si inclina a destra, tu reagisci spostando il peso della caviglia verso sinistra. Per non caderci sopra. Cioè la tavoletta si inclina verso l'esterno della caviglia, esattamente. Tu sposti il peso verso l'interno, e quel tipo di allenamento crea una reazione anche quando ovviamente sei in gioco. Cioè quando ti succede incidentalmente, non perché stai usando la tavoletta propriocettiva. Poi mi hai raccontato prima che oltre ovviamente a giocare a pallavolo, tu fai anche beach volley, come cambia? Cioè quali accortezze deve avere invece la giocatrice quando si trova sulla sabbia? Cosa cambia e dove si potenzia di più lo sforzo? Allora, sulla sabbia lo sforzo è sicuramente maggiore, perché appunto la superficie su cui si gioca è instabile, ma anche le condizioni climatiche in cui si gioca rendono lo sport molto più faticoso. Il beach volley è uno sport molto meno traumatico, perché ad esempio proprio io che a pallavolo ho la tendenza purtroppo a farmi male alle caviglie,
A beach volley non ho mai avuto questo problema perché giocando appunto sulla sabbia, anche se cado male, ma da un salto, da muro o da uno spostamento, comunque la sabbia tutisce il colpo, al massimo cado per terra, però non ho proprio una distorsione forte, diciamo. Quindi questo è un vantaggio da un lato, dall'altro va a potenziare i muscoli, teoricamente è una gran fatica per chi non l'ha mai fatto, sì. Giusto? Sì, sì, sì. Un'altra cosa che ho scoperto prima, ce la fai a fare la mossa di una schiacciata? Sì. La ferma? Vediamola un attimo. Perché col braccio. Per vedere. Ecco, in questa posizione mi stava spiegando che c'è un altro trauma che prende gli addominali e la schiena. Sì, gli addominali. Gli addominali perché lei ti ha fatto vedere il movimento di schiacciata, ma l'ha fatto con il busto dritto. Dritto. In realtà non è così. Lei sta saltando. In realtà lei inarca la schiena molto. Lei inarca la schiena e fa una torsione del tronco. Quello è un altro infortunio tipico del pallavolista, cioè lo stiramento della muscolatura del retto addominale. Generalmente quello controlaterale al braccio che si usa per effettuare il gesto atletico, cioè su uno schiacciatore destrimane generalmente l'infortunio colpisce il retto addominale sinistro. Lei che ha i muscoli molto potenti e potenziati, ce l'ha avuto mai questo tipo di... Sì, sì, mi è successo anche questo, sì. All'inizio? Sì, circa 3-4 anni fa, quindi magari ero più piccola, avevo la muscolatura un po' meno potente. Però sì, a sinistra ho avuto uno strappo addominale. Strappo parcellare dell'addome di 2 cm. Tempo invece di recupero da uno strappo di questo tipo? È variabile, a seconda della metodica utilizzata. Adesso esistono delle metodiche molto molto innovative, come ad esempio il PRP, che significa platelet rich plasma, cioè plasma arricchito di piastrine, che usano gli ortopedici e che praticamente si tratta dei fattori di crescita capaci sia di accelerare la ricrescita del tessuto stesso, sia di migliorare la qualità del tessuto che si va a ricreare. Perché? Perché dopo uno strappo generalmente si crea una cicatrice. La cicatrice è un punto in cui può verificarsi un nuovo cedimento, mentre utilizzando il PRP, che è una tecnica ovviamente medica, non fisioterapica, la qualità del muscolo stesso è molto molto migliore, nonché ha una forte azione antinfiammatoria, quindi riduce immediatamente il dolore nell'atleta, e quindi insieme al dolore e alla qualità del muscolo vengono anche i tempi di reazione che risultano essere notevolmente accorciati. Oh, in questa foto, se ci riusciamo, si vede proprio la torsione della quale stavamo parlando. Eccola qua. Sì. Allora, devo dire, insomma, ovviamente è inarcata la schiena. Poi, per quale ragione poi la torsione causa il danno a sinistra? Lui sta schiacciando di destra. Allora, questo è Fei. È un pallavolista notissimo della nazionale italiana. Allora, questo è il movimento di apertura, cioè prima che si colpisca il pallone. Quindi le cuffie dei rotatori in questo caso? La cuffia dei rotatori sì, quando il braccio è in alto viene utilizzata la cuffia dei rotatori, entra in gioco anche il tendine del capolungo del bicipite quando si va in chiusura invece sulla schiacciata. Ecco, adesso appena lui colpisce la palla, cosa fa? La spalla destra finisce avanti e il movimento di allungamento va tutto sul retto addominale sinistro e addominale obliquo sinistro. È lì, è in questo movimento che generalmente si crea quel tipo di lesione addominale. Generalmente è uno stiramento, anche lo strappo, ma generalmente stiramento, quindi una lesione di secondo grado. Poi, un'altra cosa, abbiamo detto, per questa distorsione c'è da attendere perché va fatta la risonanza, da lì si deciderà come procedere. Quindi in questo caso lei ha 7 giorni, e perché è stata ingessata 7 giorni? Allora, il discorso è questo, quando l'infortunio sembra di gravità media o grave, generalmente il fisioterapista in coscienza si rivolge a uno specialista. Io mi sono rivolto a un ortopedico, che se non sbaglio è stato anche ospite nella vostra trasmissione, il dottor Domenico Palmieri, che già conosceva Sissi, perché purtroppo Sissi è stata operata già alla caviglia sinistra per un incidente simile a questo. L'ho portata in ospedale da lui, appena fatto l'RX, la radiografia alla caviglia, si è visto che aveva una diastasi della pinza malleolare. Cos'è la diastasi della pinza malleolare? Quando vengono persi, tra virgolette, i normali rapporti articolari tra
il perone, che è l'osso esterno alla caviglia, la tibia, che è l'osso interno, e l'astragalo, che è, eccolo lì. E quell'osso a forma di, diciamo, di cubo, visto da qui, che sta in mezzo. Quando quei due malleoli che vediamo a destra e a sinistra dell'osso a forma di cubo, che è l'astragalo, si allargano leggermente all'immagine radiografica, si parla di diastasi della pinza malleolare. E in più è stato applicato un bendaggio in colla di zinco sulla caviglia, che serve a cercare di proteggere e farla sgonfiare più rapidamente. Quello suo non è un gesso esattamente, è una doccia gessata, cioè è gesso nella parte posteriore e invece fasciatura morbida all'interno, nella parte anteriore. È stata applicata questa, gli verrà rimossa in tutto una ventina di giorni, la tiene 15-20 giorni. Alla rimozione, sperando che la caviglia si sia efficacemente sgonfiata, si esegue la risonanza magnetica. Giorni, c'è stata un'espressione di disappunto, immagino. Tanto tempo. Immagino. Allora, prima di continuare a spiegare, ci fermiamo per una piccola pausa e poi continuiamo a spiegare quelli che sono i traumi degli sportivi. A tra poco. Seconda parte del dottor Starbeni, stavamo parlando appunto di quello che è stato il trauma della pallavolista che abbiamo in studio, lei è Silvia Costantini, e ci stavamo soffermando su una cosa molto interessante in pubblicità, ovvero lei ha questa gamba ingessata per 20 giorni, ha una grande massa muscolare. Ci sono delle conseguenze anche nello stare ferma, uno che è il dolore che prova a non poter giocare sicuramente. Due, cosa succede ai muscoli stando fermi 20 giorni? Purtroppo, è un cane che si morde la coda, nel senso che se da un certo punto di vista il gesso protegge la caviglia e quindi ci aiuta, dall'altro contribuisce a bloccare la parte della gamba, che è la parte inferiore, cioè dal ginocchio alla caviglia, e quindi a indebolire ulteriormente quelli che sono i muscoli che contribuiscono alla stabilità di caviglia. Silvia ha una muscolatura molto molto potente, quindi voglio dire, la perdita di muscolatura viene compensata in breve tempo, ma comunque nella fase riabilitativa bisogna tener conto di questo, nel senso bisogna tener conto del fatto che la sua muscolatura va allenata nei limiti del possibile anche nel momento in cui lei è infortunata. Adesso abbiamo detto che lei ha il lato destro più sviluppato del sinistro a livello di muscolatura, sì. Quindi uno potrebbe pensare, vabbè, sta ferma 20 giorni, ovviamente pareggia il lato sinistro con il lato destro, però per lei sarebbe un danno, perché? Perché lei è abituata a gestire da anni una muscolatura che è composta in questa maniera, lei è una destrimane, come quasi tutti i destrimani ha una circonferenza coscia destra superiore a una circonferenza coscia sinistra. Questo potrebbe sembrare un'alterazione della normalità, ma in molti casi è funzionale. Nel suo caso è funzionale, nel senso che è abituata a gestire, nel suo gesto atletico, sia nel beach che nella pallavolo, una parte destra molto molto più potente rispetto a una parte sinistra. Potrebbe sbilanciarsi, perché dovrebbe avere la memoria del fatto che ha una potenza a destra che la fa muovere in un modo, poi nel momento in cui diminuisce si potrebbe sbilanciare. Questa è una Senza considerare il fatto che nel momento in cui lei recupera, nel senso rientra in campo, è inevitabile che porga un'attenzione molto molto particolare verso la caviglia sinistra. Il fatto che porga un'attenzione particolare verso la caviglia sinistra potrebbe indurla a ricadere da un salto sulla caviglia destra, che è quella infortunata, potrebbe indurla a ricadere da un salto solo sulla caviglia sinistra, il che potrebbe portare, esempio, danni alla caviglia sinistra o anche al ginocchio sinistro. Chiedo alla regia se riusciamo a far vedere questa foto che abbiamo trovato, per far vedere intanto qual è la muscolatura. Chi è questa qua? Questa sono io con la mia compagna di beach volley. Allora, abbiamo detto, ovviamente poi non si vede tutta, insomma uno immagina chissà in muscolatura assolutamente proporzionata, oppure c'è da notare qualcosa, perché lei ha una grande muscolatura, però a vederla così è proporzionatissima, invece? No, non è così. Allora, questa foto è un po' alta, nel senso che per valutare la muscolatura degli arti inferiori, della coscia, servirebbe il ginocchio. Lei ha un vasto mediale incredibile, cioè una muscolatura interna del quadricipite molto molto sviluppata a destra, molto meno a sinistra,
Però c'è anche da dire un'altra cosa, qui Silvia è in forma estiva. La forma estiva è un pochino diversa dalla forma invernale per gli atleti. Perché? Quando fa beach scende di peso. Scende di peso, perché? Sì. Perché non è in fase di preparazione atletica, ha finito l'anno di pallavolo dove si fanno molti molti richiami, e perché anche per una questione di caldo, nel senso che aiuta a liberarsi dei liquidi e a scendere di peso. Ok, a vederla quella dovrebbe essere una foto di agosto. Dall'abbronzatura, questa qui? Ecco, questa è dell'anno scorso, giocavo a Torino. Da qui si può vedere? Nemmeno, c'è la ginocchiera. Però... Tra l'altro, questa, a parte le ginocchiere, ma non serve in qualche modo a contenere anche il muscolo, quello che indossi sotto, dal ginocchio in giù? No. Non è contenitivo? No, quelle che uso io in questa foto no, nel senso che sono calze normali, però molti giocatori usano delle calze contenitive, si chiamano i booster, che sono, comprimono i polpacci, perché magari molti pallavolisti, anche a beach succede tanto, soffrono di crampi ai polpacci. Quindi con delle calze contenitive, diciamo, si cerca di limitare i crampi. Tenendo al caldo no, il muso. Però non può limitare anche un po' il trauma, il contenitivo? Nel tuo caso? Nel suo caso non si può cercare qualcosa di contenitivo? Ma pre-trauma? Pre-trauma normalmente non si fa. Quanto più possibile si lascia libero, l'atleta, a meno che non ne abbia bisogno per una tendenza a sviluppare un infortunio cronico. Qualche atleta, giocatore di pallavolo, usa sistematicamente due aircast su tutte e due le caviglie. Gli aircast sono tutori bivalvi che servono per la stabilità di caviglia. Sull'immagine che hai mandato prima di Sissi, quella c'era che è, non quella imbattuta, estiva. No, quella invernale, c'era una cosa interessante su un infortunio che hai, del quale hai parlato nella scheda introduttiva. Ecco, vedi? Quella che porta a destra sul gomito, sì, è una gomitiera per epicondilite. L'hai chiamata gomito del tennista. L'epicondilite è un altro infortunio tipico nel pallavolismo, un'infiammazione, non è un infortunio. Solo a destra nel suo caso? No, sia a destra che a sinistra, sia a destra che a sinistra. Lei ne porta due di tipo diverso, l'altra la porta credo per il sudore. No, io allora in realtà porto quelle gomitiere perché io, essendo abituata a giocare a beach volley, tendo poi quando vado a giocare a pallavolo a buttarmi per prendere palloni di gomito, perché a beach volley c'è la sabbia, non mi faccio niente, però a pallavolo mi faccio male, quindi per evitare uso queste gomitiere così. Per evitare lo spirito da kamikaze. Esatto, sì, per non, per un altro infortunio che c'è una casistica importante, proprio 3 anni fa col dottor Palmieri ha fatto un intervento di trasposizione di nervo ulnare su un atleta che aveva subito la compressione del nervo ulnare per continui urti a terra del gomito. Si era creato un ematoma che comprimeva il nervo e quindi le bloccava l'utilizzo delle ultime due dita. Io volevo fare una domanda a Sissi, ti chiamo Sissi? Sì. Ho capito che ormai, cioè, questo è il nome di battaglia, perché questa forse è più una curiosità che altro, però me la devi togliere. Che significa nel vostro linguaggio questa cosa? Me lo sono sempre chiesto, lo voglio sapere, che vuol dire? Allora, questi segni servono a chiamare la zona che si mura. Allora, mettiamo perché è bellissimo. Si fanno anche a pallavolo, però a beach sono fondamentali. In questo caso sto chiamando 1 e 1, cioè muro parallela su entrambi i giocatori, significa. Quindi il muro murerà parallela e il difensore che è dietro difenderà la diagonale. Se invece segna 2, significa che il muro murerà la diagonale e il difensore deve stare attento alla parallela invece. Questo è il significato. Questi sono dei corsi che fate prima di scendere in campo. Sì. Non le ho mai capite queste cose, però sono bellissime. Volevo dire, quindi, nel caso in cui, qua un'altra domanda, quando lei gioca a beach l'estate cambia fisicamente, quindi dimagrisce, diventa... Mi asciugo. Ecco, ma anche la muscolatura? Sì, un po' più tonica, nel senso che con la pallavolo tendo ad allargarmi, cioè anche i muscoli, le gambe per esempio, sono sempre muscolose sia d'estate che d'inverno, poi le mie in particolar modo, però l'inverno tendono ad allargarsi un po' di più, mentre l'estate... Perché cos'è che hanno in più l'inverno? Non capisco, perché si asciugano ma è tonica, che vuol dire? Dipende da vari fattori, sia il tipo di alimentazione che ha lo sportivo,
in inverno sia il tipo di preparazione che fa. Lei ha un preparatore atletico particolarmente scrupoloso. Lo salutiamo. Sì, e che poi è l'allenatore della squadra, si chiama Simone Di Rocco, allenatore della Danunziana di B1. Lei tende molto molto a crescere da settembre a dicembre, mantiene il tono muscolare fino a maggio, poi quando inizia l'attività di beach volley tende a scendere sia a livello muscolare che di peso, diciamo si ribilancia per una nuova attività, nel senso perde sì un pochino di massa muscolare, ma perde anche molto peso. Quindi diciamo la sua validità effettiva a livello di rendita dello sport rimane comunque la stessa. E c'è più possibilità di infortuni l'estate o l'inverno nel suo caso? A parte il fatto sabbia e comunque il fondo del campo da pallavolo. Che cambia nel Decisamente sport? L'inverno, per due motivi. Uno è il campo, è il tipo di sport. Certo. Due è il clima. Nel senso con che gli infortuni muscolari sono favoriti dal clima freddo, tant'è che si dice che per evitare... Però lei è in corsa, quindi teoricamente non è fredda, mentre gioca è riscaldata, no? E infatti gli infortuni muscolari incorrono generalmente nella prima fase di gioco o nella fase di riscaldamento, cioè nella fase di... Sì. Stavo cercando di far vedere Silvia a Torino che era assolutamente in piedi, però non ci sto riuscendo. Un'altra domanda, dunque abbiamo detto la B1, volley, la Danunziana, traguardi perché insomma è anche un motivo d'orgoglio abruzzese. Sì, sì, allora l'unica squadra, l'unica società abruzzese ad avere questa categoria, questa è una bella cosa, cioè da un lato è una bella cosa, nel senso che almeno ce n'è una, dall'altro cioè, significa che il movimento pallavolistico in Abruzzo non è molto, cioè, nel senso non ci sono squadre di alto livello, a parte la Danunziana. Quest'anno l'obiettivo è di salvarci, cioè di mantenere la categoria. Visto che è stata conquistata l'anno scorso, per l'anno prossimo si vedrà poi. Diciamo comunque, questo è un anno di ambientamento, cioè il primo anno in questa categoria. Come è considerata per gli addetti ai lavori la Danunziana nel suo, ovviamente, nel suo campionato? La Danunziana, allora, quest'anno il campionato è difficile, nel senso che ci è capitato il girone del sud in cui ci sono molte squadre esperte. E inoltre le trasferte sono lunghissime perché dobbiamo andare 3 volte in Sicilia, siamo andate a Reggio Calabria e quindi il campionato è complicato. Ci stiamo difendendo bene, ovviamente siamo una squadra giovane, ancora inesperta di questa categoria, quindi diciamo facciamo degli scivoloni, però... Dici se questa è la tua squadra, perché io sto vedendo che ci sono i cambi di magliette, perciò non... No, questa è la nazionale italiana. Bene, vedi, ti hanno promesso là perché escono queste. No, ce n'è una a Torino. Magari. È vero. Ce n'è una a Torino che però non riesco ad aprire. Quando vi trovavate... Ecco, questa sì. Questa esatto. È la squadra a Torino. La volevo un po' ingrandire perché così è un po' la fiducia di chi guarda e dice cioè, però... Perché qua ovviamente sei in piedi per vedere quello che ci stava dicendo ovviamente Luca. Io ci provo a riaprire la regia, abbi pazienza, ma non sono fortunata a questo giro. Cose importanti, abbiamo detto anche dell'alimentazione, che in questo caso è fondamentale perché non tanto per la forma fisica, ma ha a che fare anche con gli infortuni, mangiare? Più questo e meno quello per evitare qualcosa? Non so. Non so, prevalentemente con la forma fisica. Poi ovviamente dalla forma fisica dipendono anche gli infortuni, nel senso se stai bene fisicamente rischi meno di farti male. Ma c'è qualcosa che tu non devi far mancare mai dalla dieta? Luca? Proteine, carboidrati. Assolutamente sì. Sì. Carboidrati sono, diciamo, sono quelli di pronto utilizzo, cioè che ti servono a sostenere lo sforzo fisico. Le proteine sono il nutrimento del muscolo, cioè sono quelle che servono a mantenere proteine, una massa muscolare. Proteine, carne bianca oppure uguale? Beh, diciamo che ognuno. Queste cose le dicono. Diciamo che ognuno, sull'alimentazione si regola a suo modo. Perché tutti i fisici sono diversi. Qualche sportivo di altissimo livello è seguito anche, sì, è seguito anche da un trainer che ne cura anche la forma alimentare, da un dietista che si occupa solo di lui da quel punto di vista. Per loro è un discorso molto più generale, diciamo che determinate cose non devono mai mancare. C'è quindi un giusto apporto di carboidrati, un giusto apporto di proteine, per il resto si viziano anche un po'.
Non lo diciamo, poi adesso è anche infortunata, bisogna sollevarla. Io ho trovato delle torte che rappresentano tutti gli sport e l'incidenza degli infortuni. E alla voce Silvia, in realtà non c'è la voce Silvia, ma c'è sport con la palla. Quello nero dovrebbe essere il calcio a tutto campo. Sì. Poi ci sono gli sport della neve che creano un bel po' di problemi, immaginiamo anche il perché. La pallavolo viene considerata lo sport con la palla. Gli sport con la palla fanno ovviamente tantissimi, causano tantissimi infortuni, perché generalmente quello che dicono ovviamente è la prima cosa è il cambiamento di direzione improvviso, quello che è praticamente il crociato, no? Girarsi all'improvviso e ristaccare, allungare, causa un trauma, oppure scendere da un salto male, quindi c'è la distorsione. In questo caso io ho trovato un po' una scheda che fa vedere anche, prima si era parlato di swing in una scheda sempre per la cuffia dei rotatori, dove c'è anche il golf tra gli sport che causano tanti traumi quasi inaspettatamente, perché insomma ecco un'altra torta. Allora, e faceva vedere la schiena, le spalle, nella pallavolo nello specifico, quali sono tutte le zone a rischio, cioè anche il collo, la schiena, le spalle, gli addominali, il ginocchio, poi caviglia. Allora, in primis direi caviglia, spalla e schiena. Schiena perché? Perché la pallavolo è uno sport che prevede una serie infinita di salti. Una serie infinita di salti significa una serie infinita di microtraumi sulle strutture della colonna. Diciamo che quasi un pallavolista su due presenta protrusioni di scali multiple o ernie di scali, quindi patologia a carico della colonna proprio per questo motivo. La caviglia è una delle più impegnate. Ne ho presente quando sulla torta c'era scritto altri sport con la palla. La pallavolo non è uno sport di contatto, quindi è uno sport che ha una bassa percentuale infortunistica rispetto al fatto che non sia di contatto. Il calcio è uno sport full contact, è ovvio che anche per il numero dei praticanti. Dovrebbe. No, però anche per il numero dei praticanti, cioè la maggior parte degli infortuni si localizza lì. Lo sci e lo snow, sì, il crociato anteriore di cui tu parlavi, il trauma dello sci, questo è Higuain. Ecco, il trauma, questo, ecco. Questo non si sa che cosa è successo ecco, dopo. Ecco, vedi, questo è un salto. Vedi il ginocchio sinistro esteso? Sì, come prima il bunker. Esatto, se quel ginocchio cadesse in quella posizione, ci sarebbe una forte probabilità di rottura del legamento crociato anteriore per iperestensione, cioè il legamento crociato anteriore viene proprio ghigliottinato dalla gola intercondiloidea. La rottura del crociato anteriore è il trauma dello sciatore per antonomasia, più ancora che del calciatore. A sorpresa, il 2% se lo conquistano l'equitazione e anche gli sport di arti marziali. E in realtà uno è di contatto, le arti marziali, se mai. Sì. L'equitazione dice, se cadi, allora, parecchio male. Attenzione, io penso che sia una ripartizione dovuta anche al numero dei praticanti. Allora, io mi occupo di arti marziali. A Pescara c'è una palestra che si chiama Fight Clubbing Gym, che ospita campioni del mondo, campioni europei, specialmente di MMA, che sono arti marziali miste, e di K1. Loro sono soggetti a innumerevoli tipi di infortuni, però ripeto, minore la percentuale di praticanti e minore ovviamente certo, l'incidenza certo di... ovviamente meno praticanti, ma loro quasi tutti si infortunano perché le arti marziali miste prevedono un impegno estremo di tutte le articolazioni, di tutte le leve, quindi è ovvio che lì la percentuale di infortuni sia molto molto elevata. Io vi leggo una cosa che ho trovato sull'incidenza degli infortuni sulla pallavolo. Dice, gli atleti si fermano, non si allenano, ma perché? Una volta non succedeva, cosa sta succedendo? Ed ecco le prime ipotesi, si gioca troppo, ci si allena troppo, si carica troppo. In realtà il problema infortuni è più complesso e non si può liquidare con l'aggettivo troppo, occorre avere idee e concetti chiari. Ci si allena troppo, si sforza troppo, adesso lei avrà questi 20 giorni, poi quando rientra? E con che ritmi? Abbiamo detto, la sinistra già è successo, sì. Quindi in quel caso come... siete regolati? Dipende dal risultato della risonanza magnetica, ovvero... La sinistra, lei ha avuto proprio la rottura, abbiamo detto? Ha avuto la rottura del legamento peroneo astragalico anteriore, perché lei prende tutte distorsioni in inversione. Perché cioè, tende ad appoggiare la gambina, parte esterna. Sì, esatto. Un secondo, ve lo faccio vedere. Questo è il movimento di inversione.
questo è il movimento di inversione, e lei prende tutte le distorsioni in questa maniera, quindi tende a lesionare il legamento che lega il perone, l'osso piccolo, tra virgolette, della gamba, l'astragalo, quell'osso a forma di cubo. Lì ha avuto una rottura totale, il residuo, diciamo, il risultato di questa rottura totale è stata un'instabilità di caviglia, cioè tendeva a prendere distorsioni una dietro l'altra, era diventata una instabilità cronica, si è dovuti ricorrere a un intervento di ricostruzione del legamento peroneo astragalico anteriore. Quelli che vediamo in foto sono legamenti del ginocchio, e lì si spiega cos'è una distorsione di primo, secondo o terzo grado. Il legamento interessato lì è il legamento collaterale, in questo caso il collaterale mediale, si vede nella prima foto che nella distorsione si ha un interessamento del compartimento interno, ma è un interessamento di basso grado perché il legamento non è interessato. La distorsione di secondo grado interessa, può significare una rottura parziale del legamento. La distorsione di terzo grado è quando il legamento viene proprio interrotto, cioè c'è soluzione di continuità tra i capi del legamento. Un'altra cosa importante è il ruolo della fisioterapia in quelli che sono gli incidenti degli sportivi, in questo caso parliamo proprio della pallavolo, perciò con tutti i traumi che si possono causare, è proprio una medicina? Allora sì, no, la fisioterapia, la riabilitazione è fondamentale nei traumi sportivi, è fondamentale perché in riabilitazione ci sono gli unici presidi che possono dar luogo a una ripresa efficace in minor tempo e con una maggiore sicurezza del recupero pieno, diciamo. È ovvio che la riabilitazione, il fisioterapista deve intervenire in maniera cosciente, ovvero quando si tratta di traumi di lieve entità può trattare la parte traumatizzata senza l'ausilio di altre figure professionali, di altre figure specialistiche. Quando si tratta invece di un trauma come quello di Silvia, meglio rivolgersi sempre a uno specialista, un ortopedico o un fisiatra. Perché? Potrebbe esserci bisogno, accanto alla fisioterapia classica, al recupero, all'uso della terapia strumentale, come può essere la tecarterapia, la magnetoterapia, la terapia onde d'urto, ci può essere bisogno di un intervento medico. Un intervento medico che può essere sia farmacologico, cioè la prescrizione di farmaci atti a accelerare il recupero, sia, speriamo di no, come è stato per Sissi, di un intervento chirurgico e quindi poi di una fase riabilitativa che non è più volta al recupero conservativo ma post-chirurgica. Stavo pensando, noi abbiamo trattato qualche puntata fa anche tutto quello che è un altro tipo di fisioterapia, non so poi se rientra nella fisioterapia, sì. Si vedono spesso questi cerotti colorati, sì. Uscire dai calzini, dalla schiena, sulle braccia. Quello serve in qualche modo ad anticipare e quindi a tutelare la parte, oppure è proprio curativo? Allora, no. Allora, il cerotto non è medicato. Io ho visto quella puntata, ha parlato Francesco Fermani, che è un fisioterapista di Macerata e che è probabilmente uno dei padri del taping, che è quello famoso che portava Balotelli agli europei ed è stato conosciuto per quello. Sì. In realtà anche il taping ha una connessione con quella che prima abbiamo chiamato propriocezione, nel senso che dà una stimolazione di feedback che, diciamo, stimola l'articolazione o il muscolo a muoversi in un'altra maniera. Adesso è difficile spiegarlo tecnicamente. Non è esattamente correttivo. Non è esattamente correttivo. Limita il movimento? In maniera limitata, cioè, il movimento in realtà con il taping ha una funzione completamente diversa da quella del bendaggio. Cioè, per esempio, il bendaggio elastico di caviglia, di compressione, che viene eseguito dopo una distorsione di caviglia, limita la caviglia, nel senso non ne impedisce i movimenti in adduzione e in abduzione, mentre il taping ti consente di fare tutti i movimenti, semplicemente crea un condizionamento del movimento stesso, oltre che a proteggere determinate parti anatomiche. Quasi non abusare sì, della sì, parte. Sì, è un concetto completamente diverso. Io penso che Francesco Fermani ne abbia chiarito pienamente le potenzialità e l'utilizzo.
Stavo pensando a un'immagine come questa, questa di beach volley. Ovviamente quando cade non si fa male come se fosse in un campo di pallavolo, però qui la schiena, cioè più che altro, quali sono tutte le parti che possono avere un contraccolpo? La schiena? La spalla? La spalla. A me è capitato per esempio di scendere da dei tuffi così, molto allungata e gomito quindi... e spalla? Sì, gomito poco perché comunque atterri sulla sabbia, però capita di allungare molto la spalla così e magari sì... Mi sono fatta male delle quella, volte. Quello è un movimento, non quello di quell'atleta, ma atterrare in una maniera, come diceva Sissi con Silvia, con la spalla scomposta, può provocare una lesione della cuffia rotatori, che è uno degli incidenti che hai spiegato nella scheda introduttiva, o addirittura una lussazione di spalla, quindi anche lì una perdita della contiguità dei capi articolari. Allora, noi abbiamo finito tutto il nostro tempo, sembra che abbiamo parlato pochissimo, però in realtà, insomma, abbiamo concluso la nostra puntata. Io ringrazio tantissimo gli ospiti e soprattutto a Silvia, proprio un in bocca al lupo di quelli fortissimi, perché fra 20 giorni, insomma, lei vuole entrare in campo, quindi incrociano le dita. Ci proviamo. Ovviamente ci qua proviamo. Tutta la perizia di Luca Lucianetti, di tutto lo staff che ha intorno, perché ovviamente... Sì, sì, ripeto, è un lavoro di equipe. Quindi... No, ma anche di nervi il suo, immagino, a questo punto, perché non si... No. Quanto ti alleni al giorno, generalmente? Allora, pallavolo una volta al giorno, un paio d'ore, 2-3 ore, dipende se ci sono i pesi oppure no. Con i pesi sono 1 ora di pesi più 2 di allenamento. Il potenziamento muscolare, perché non c'è soltanto l'allenamento in campo, quindi 3 ore al giorno che sta ferma per 20 giorni secondo me è pericoloso. Più le amichevoli, più le partite. Sì, più le partite. Giustamente weekend. Quello è solo allenamento, poi c'è la partita, quindi secondo me, insomma, accorciamo i tempi. E Luca Lucianetti, chiediamo ovviamente di dare quelle che sono le indicazioni massime, ovvero fisioterapia, tu dove operi? Io opero a Pescara. Ho uno studio privato in Piazza della Rinascita, Piazza Salotto. E segui proprio la pallavolo? Seguo anche la pallavolo. Perché seguo vedo gli che fa tutto di pallavolo. Sì, perché ci segue da parecchio tempo. Sì, io con la pallavolo dal 2008, quindi sono già 7 anni che lavoro con loro. Sì. Però seguo anche squadre di calcio, atleti singoli, tennisti, nuotatori, lottatori, come abbiamo detto prima. Fede rotatori. Va bene, perciò insomma tutta gente che ha dei grossi dolori, Sì. Sì. Qual è la cosa che ti chiedono più frequentemente appena c'è il trauma? Che non ha senso, però te lo chiedono sempre. Voglio tornare in campo. Voglio tornare in campo, devo giocare sabato. La reazione la è quella. La seconda è? La seconda è levami il dolore. Torna tutto, giusto? La terza è così. Levami il gesso. Sì. Purtroppo le richieste sono quelle, poi ovviamente cerchiamo di accontentare nei limiti del possibile. Umanamente possibile. E allora ringrazio tantissimo Silvia Costantini di essere stata con noi e Luca Lucianetti, che ovviamente si occupa di far tornare il sorriso ai muscoli agli atleti infortunati. Perciò grazie di essere stati qui. Grazie e noi invece diamo appuntamento per il dottor Starbene la prossima settimana. Grazie a tutti.